È partita dall'Aquila la prima tappa del convegno nazionale di Confartigianato Imprese che porterà alla convention del Mezzogiorno 2018 che si svolgerà il 4 e il 5 ottobre a Palermo. Fragilità dei luoghi e opportunità per il recupero sostenibile è stato il tema al centro della discussione. Tra i relatori anche il professor Raya Pat, il famoso antropologo ed economista di origine nepalese, docente di antropologia ed economia ed esperto internazionale di sostenibilità. Quello dell'Italia centrale e dell'Abruzzo sono quelli più paragonabili con Nepal, più che quello di Emilia o di perché sono terreni ruvidi, montagnosi, dove la logistica è ancora più difficile e questo è simile. Altra cosa simile è anche un po' di confusione politica è simile, è ritardi e confusione, è rivoli burocratici, anche questo simile. E anche questo simile alla solidarietà della gente che nella comunità a livello delle prime risposte alla situazione difficili si è visto una grande capacità della società di essere solidali, coesi e di far fronte alla situazione. Queste sono cose simili. Poi le dissimili, cose invece differenti rispetto a Nepal e qua, invece gli artigiani e piccoli imprenditori nepalesi hanno minore capacità rispetto a quelli artigiani e piccoli imprenditori italiani di far fronte alle situazioni di emergenza e di grandi danni. A parlare anche Rosario Gigliotti, altro docente, membro del consiglio direttivo ANIDIS, l'Associazione Nazionale Italiana Ingegneria Sismica. Finalmente stiamo cominciando a passare da una cultura dell'emergenza spesso anche fatta male con interventi che non guardavano con attenzione alla storia, all'identità, alla memoria, al valore sociale delle popolazioni, e l'Aquila è forse uno degli esempi da questo punto di vista peggiore. Ecco, tutto questo non deve più succedere e il cambiamento si comincia a percepire nella voglia, anche in alcuni strumenti di incentivazione, affinché i cittadini si sentano protagonisti insieme alle imprese di un nuovo percorso. Investire è un investimento a ritorno certo, su questo potremmo ridiscutere alcuni patti europei, sarebbe una grandissima strategia per l'Italia, una strategia di sensibilità, di valorizzazione, di riappropriazione della propria memoria e avrebbe una valenza economica incredibile. Questo contesto mi sembra veramente importante che questa iniziativa nasca da Confartigianato mettendo insieme figure diverse proprio perché questi linguaggi diversi possano generare una nuova visione di impegno dal basso, fatta anche di piccole cose, ma che non deve perdere di vista una visione strategica più generale.